miei colleghi, che sono quelli che studiano da anni i loro settori di commissione, che si documentano e che conoscono bene i numeri, vi avranno riempito la testa di numeri, di informazioni, di orizzonti futuri di questo Paese. Il mio dovere qui stasera è dirvi come affronteremo queste sfide e con quali strumenti. Prima di tutto, l'avete visto che cosa sta arrivando? Sia dal punto di vista del lavoro, dell'energia, degli sistemi di sostegno al reddito e di tanto altro. Questo secondo me se lo spegnete e vediamo. Bene, io vi dico una cosa. Ma secondo voi, oggi, possiamo mai affrontare queste sfide con uno Stato che oggi ha all'attivo 187.000 leggi esistenti, più quelle regionali, quelle europee, i regolamenti attuativi, le circolari e non so quanto altro? Io credo non ce la faremo mai. E chi viene qui a dire che serve una nuova legge per risolvere i problemi della burocrazia italiana vi sta propinando la ricetta che ha danneggiato ulteriormente il nostro Paese e ha creato ancora più burocrazia. Lo Stato oggi non è attrezzato per riuscire a superare nessuna sfida, perché negli anni si è convinto che per ogni problema del Paese servisse una legge, per ogni problema del Paese servisse una norma. Il risultato qual è? È che voi oggi, quando avete un problema, non sapete più neanche quale sia la legge di riferimento per quel problema e l'ente che ve lo deve risolvere. Quando assistete al continuo rimbalzo o rimpallo degli enti che vi dicono non è mia competenza, dovete andare dall'altro, non è mia competenza, anche gli sportelli dello stesso ente, non è mia competenza, quelle persone non vi stanno mentendo, vi stanno dicendo la verità. Neanche loro sanno più che cosa è di loro competenza e che cosa non lo è. Che cosa fate molto spesso? Andate dal vostro professionista, il quale ha tutta la mia solidarietà. Perché in un paese in cui ci sono 187.000 leggi di rango nazionale e se ne aggiunge una nuova ogni 2 giorni e mezzo, significa che se mettiamo quelle nuove nazionali, più quelle nuove regionali, più quelle nuove europee, ogni mezza giornata sulla vostra testa piomba una nuova legge. Voi siete una terra di imprese, siete una terra di persone che produce valore, siete una terra che ha prodotto in tanti anni e nei migliori anni del nostro paese, ha prodotto proprio perché c'erano meno leggi, c'erano meno lacci e lacciuoli, c'era meno burocrazia, c'erano meno certificazioni da fare. Oggi, quello che hanno creato imprenditori di questa terra 30-40 anni fa non sarebbe più possibile. Io faccio sempre una domanda quando incontro imprenditori che magari hanno 70 anni, hanno 30 anni alle spalle di imprese, gli dico: ma lei riuscirebbe a riprodurre la stessa cosa che ha prodotto 30 anni fa con gli strumenti attuali? Eppure siamo in un'epoca del benessere, si dice, migliore. E loro mi dicono tutti: ma sarebbe impossibile, non avrei nessuna banca che crede in me, non avrei da nessuna parte un comune, una regione che sappia darmi una risposta quando gli faccio una domanda. È tutto bloccato. Perché vi sto facendo questo discorso? Perché questo è il quadro generale. Possiamo anche vedere da qui al 2050, come ha fatto Davide, come ha fatto Carlo con il piano energetico nazionale. Possiamo vedere da qui al 2025, come con lo studio legato al lavoro. O possiamo guardare le prospettive ambientali e climatiche che studia Mirko. Ma alla fine, pur avendo individuato l'orizzonte più lontano, a noi mancano gli strumenti e non siamo attrezzati. Come si fa? Secondo me il segreto non è aggiungere. Io non vengo a proporvi nuove leggi, vengo a proporvi una legge che ne elimina almeno 400. Se vogliamo rilanciare il lavoro e le imprese in questo Paese, io non devo mettermi più in condizione di chiedere ad un imprenditore di lavorare 130 giorni l'anno a fare adempimenti, burocrazia, scartoffie e carte. A Milano l'altro ieri abbiamo presentato un progetto che si chiama leggidaabolire.it. Tutti quanti potete partecipare. È un sito internet. Potete proporre la vostra legge inutile, quella che secondo voi non serve a nulla ma state rispettando da 30 anni, quella che secondo voi
vi sta imponendo una serie di certificazioni di cui non capite la ragione. Quella che secondo voi vi obbliga a non fare una cosa, quando invece potrebbe essere addirittura un'occasione per far sviluppare meglio questo paese e farlo crescere. I programmi elettorali del futuro non devono avere più l'elenco delle leggi da fare, devono avere l'elenco delle leggi da abolire. Voi direte, ma così stai permettendo alle persone di evadere? Stai permettendo alle persone di corrompere meglio? Ditemi una legge anti-evasione che abbia combattuto gli evasori e aiutato quelli che pagavano le tasse. È sempre stato il contrario. Tutte le leggi anti-evasione hanno colpito quelli che le tasse le pagavano. E le hanno sempre pagate. Allora, tra le prime leggi inutili che vogliamo abolire, e ce ne assumiamo la responsabilità, c'è quella che istituisce lo spesometro, quella che istituisce lo split payment, quella che istituisce il redditometro, quella che istituisce gli studi di settore. Perché vogliamo fare una cosa che rappresenta un atteggiamento culturale completamente diverso, che è dire e invertire l'onere della prova. Tu, cittadino, sei onesto fino a prova contraria per il fisco. Non sei disonesto fino a prova contraria. E come si fa allora a controllare che nessuno imbrogli? Dobbiamo fare una cosa che per anni abbiamo chiesto e non hanno voluto fare. Nell'epoca del digitale, delle banche dati digitali, stiamo ancora a mandare gli ispettori e le ispezioni nelle aziende. Noi dovremmo fare una sola cosa: prendere le banche dati di Camera di Commercio, Comune, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, Motorizzazione Civile, PRA, e le incrociamo. E così posso vedere se uno che guadagna 100 euro al mese si è comprato la Ferrari. Posso vedere che uno che non è invalido sta prendendo una pensione da invalido. Ma per fare questo non abbiamo bisogno più di un esercito di burocrati che deve verificare tutti gli adempimenti che le imprese inviano. Anche perché oggi veramente siamo nella follia. Dalle mie parti siamo arte dei pazzi. Abbiamo le imprese che per 130 giorni l'anno inviano le carte allo Stato. Poi lo Stato viene nella tua azienda o nel tuo esercizio commerciale o nel tuo studio professionale e ti chiede per 60 giorni l'anno le carte che tu hai passato a compilare per 130 e che hai già inviato allo Stato. E infatti non ti chiede il contenuto, ti chiede se le hai. E questa è la follia in cui siamo. Allora, delle due l'una, o gli adempimenti o i controlli. Per me valgono i controlli, ma non che fanno perdere tempo all'azienda, perché abbiamo gli strumenti digitali per fare controlli in remoto e capire chi si sta comportando bene e chi si sta comportando male. Questo progetto io ce l'ho molto a cuore, perché sono entrato in Parlamento con quella convinzione per cui per ogni problema di questo paese servisse una legge. Ne esco dopo 5 anni convinto che il problema di questo paese è che si vuole sempre introdurre una nuova legge per ogni questione. E non siamo soli in Europa, perché questo progetto l'ho portato avanti come vicepresidente della Camera per 3 anni insieme al Parlamento, facendo degli incontri col Parlamento francese, tedesco e inglese. Tutti i parlamenti europei si stanno chiedendo come limitare il numero di nuove leggi che si fanno. C'è un problema prima di tutto legato ai parlamentari, non vale per tutti, ma ce lo dobbiamo dire. In Italia i parlamentari vengono valutati per quante leggi fanno approvare e per quanti nuovi emendamenti fanno approvare. Allora voi direte, siete bravissimi, ne fate una ogni 2 giorni e mezzo, andate a dire al vostro professionista o ad un imprenditore che siamo bravi perché vi riempiamo di leggi ogni 2 giorni e mezzo. Uno. Secondo, negli altri paesi europei hanno individuato delle norme che non hanno modificato la Costituzione, hanno modificato i regolamenti parlamentari, che noi ci possiamo modificare per fatti nostri, uno alla Camera e uno al Senato, senza neanche fare utilizzare il bicameralismo perfetto. In Francia su 4 settimane al mese, la quarta settimana, nella quarta settimana è vietato fare leggi per i parlamentari, perché ne hanno già fatte per 3, e nella quarta settimana del controllo parlamentare devono controllare quello che hanno fatto. È un modo elegante per dire fermatevi un attimo. In Inghilterra ci sono 3 norme interessanti, alcune si utilizzano di più, altre di meno. Nel regolamento, ogni nuova legge che si fa, 3 vecchie vanno abolite. Quindi ogni volta che introduci nuove norme, mi devi dire quali di quelle che non stanno funzionando vuoi abolire. Secondo,
fatto divieto espresso di richiamo. Il comma 5 che richiama la legge 6 dell'articolo 4 della legge 5 del decreto regio del 1000. Però vi voglio dare una notizia, questo mi fa capire che i problemi del paese non si risolvono più con le leggi. Anche nella legge italiana c'è il divieto espresso di richiamo. Nella legge 400 del 1988, io avevo 2 anni quando è stata fatta, c'è scritto in un articolo, è fatto divieto espresso di richiamo. Significa che quando fai una nuova legge e richiami ad una vecchia, devi riportare integralmente il testo in maniera organica in modo tale che sia comprensibile. Peccato che la legge dell'88 fa il divieto di richiamo in un articolo e all'articolo dopo fa un richiamo nella stessa legge. Capite che non è una questione di leggi. Noi a volte diciamo, ah bello, hanno fatto la legge anticorruzione, quindi adesso la corruzione diminuirà. Quante ne hanno fatte in questi anni? Quante leggi anti-evasione sono state fatte? Quante leggi per creare 1 milione di posti di lavoro sono state fatte? Milioni di leggi, per milioni di posti di lavoro dovremmo dare lavoro a tutta Europa in questo paese, per tutte le leggi da 1 milione di posti di lavoro. Ed è la terza cosa che c'è in Inghilterra, che sono andato a vedere. Quando si fa una legge, e per esempio Claudio dice dalla Commissione Lavoro, ho fatto una legge che crea 500.000 nuovi posti di lavoro. Bene, Claudio la deve scrivere, quell'obiettivo, all'interno del progetto di legge che presenta. 500.000 posti di lavoro in 8 anni. Una commissione, dopo 2 anni, lì, non qui, verifica se quegli obiettivi sono stati raggiunti. Se la legge non sta funzionando, non è che la lasci lì nell'ordinamento e si somma a tutte le altre. Va abolita, cioè la commissione propone l'abolizione. Allora capite che io parlamentare, se faccio una nuova legge, prima di presentarla vedo bene se è una cialtroneria o veramente è una cosa seria, perché prima o poi verrò controllato. Controllano le performance di tutto in questo paese, tranne quelle dei parlamentari e di quello che fanno. Se noi oggi cominciamo a darci questi strumenti, allora cambiamo l'atteggiamento dello Stato. Voi direte, ma se non vuoi fare nuove leggi, che ti candidi a fare? E questo futuro Parlamento che cosa dovrà fare? Dovrà fare 3 cose. Attuare l'esistente. 3 giorni fa ho incontrato gli imprenditori a Milano che mi dicevano, questo è lo statuto delle imprese, lo abbiamo fatto approvare nel 2011, il Parlamento l'ha approvato, ci abbiamo messo anni per ottenere un bellissimo risultato come lo statuto delle piccole imprese, però non è attuato. Cioè c'è scritto nella legge una cosa che potrebbe essere una grande opportunità per le imprese italiane, ma non è attuato, significa che i ministeri non hanno fatto quei decreti, quei regolamenti per farla funzionare. A parte che per me le leggi devono essere più attuative possibili, in modo tale che non si debba pregare un funzionario ministeriale dell'attuazione. Ma lasciamo stare un attimo questo. La futura legislatura, la 18ª, se saremo noi in maggioranza, secondo me deve lavorare ad attuare l'esistente, a eliminare tutto quello che non serve, 400 leggi dello Stato di cui liberarsi per lasciare in pace chi lavora e produce valore, e poi fare i codici. In Francia hanno un progetto di 100 codici per fare in modo che quando tu vuoi consultare una legge non devi andare a consultare 50 commi di una legge, ma devi semplicemente consultare un codice di riferimento. Come esiste il codice penale, come esiste il codice civile, ci sarà un codice per ogni materia. Quanto impiegheranno? 10 anni? Non lo so, ma dobbiamo cominciare a semplificare, perché se le leggi non sono comprensibili, lo Stato non è mai democratico, perché io avrò bisogno sempre di tassarmi per andare a chiedere ad un professionista o a qualcun altro che cosa c'è scritto in quelle leggi. Qualcuno dice, ma i professionisti, più è complicato lo Stato, più ci guadagnano. Ma non è vero. Se parlate col vostro commercialista o col vostro avvocato, sapete bene che ormai per gli stessi costi fanno adempimenti su adempimenti su adempimenti e inseguono uno Stato che gli cambia le leggi ogni giorno. A me a volte il commercialista mi dice, guarda, aspettiamo una settimana, tanto la cambieranno 3 volte questa legge, domenica ci rivediamo e vediamo un attimo che cosa è successo. Ed è vero questo, ed è la grande frustrazione che sta portando oggi anche i parlamentari ad avere meno importanza e meno peso. Ci sono riusciti, perché io in questi anni ho fatto approvare qualche emendamento a nome mio. Uno era semplicissimo, le auto blu dei viceministri e dei sottosegretari passano alle forze dell'ordine. È legge dello Stato.
Voi direte, ah, che bello, quindi le forze dell'ordine stanno avendo... Neanche per sogno. Perché? Perché è legge dello Stato, è scritto. Ma sono andato per 3 anni al Ministero dell'Interno a pregare un funzionario del Ministero di attuare il mio emendamento, cioè di dare disposizione che le auto blu passassero alle forze dell'ordine. E non ci sono riusciti. Eppure ero vicepresidente della Camera, non è uno qualsiasi. Voi direte, vabbè, magari non sei stato bravo tu. Provateci. Provateci tutti. Questo è l'altro punto su cui voglio dirvi un paio di cose. La pubblica amministrazione. L'Italia ha una pubblica amministrazione a macchia di leopardo. Ci sono dei settori molto preparati, alcune persone in grandi settori fedeli allo Stato, ma in generale c'è un grande gap che non abbiamo, per esempio, in Europa, in paesi come la Francia, che noi invece abbiamo, che è aggiornamento e preparazione in itinere. Che cosa voglio dire con questo? Io l'ho vista la Francia, il meccanismo della burocrazia che vi ho detto in Francia è peggiore del nostro, loro la chiamano la mille foglie legislativa, che è sostanzialmente un reticolato in cui si resta intrappolato in maniera letale sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione. Come allo stesso tempo la Francia è un paese che ha 60.000 comuni, se non sbaglio, ci stiamo parlando di numeri incredibili rispetto ai nostri, e nonostante questo è un paese la cui pubblica amministrazione riesce a tirare avanti lo Stato, anche quando ci sono dei vuoti politici, perché loro hanno l'ENA, l'alta scuola per la formazione della pubblica amministrazione, che permette a chi entra nella pubblica amministrazione di formarsi con un'alta scuola, di essere aggiornato continuamente e di essere pronto ad accogliere sfide come quella di rappresentare l'Italia ai tavoli europei, perché non ci vanno solo gli europarlamentari o i presidenti del Consiglio dei tavoli europei, ci va la pubblica amministrazione italiana con il suo corpo diplomatico, con i suoi funzionari. Prima di tutto ci deve andare, e per riuscire ad andarci il primo punto è fare in modo di esserci lì. Per esserci noi dobbiamo colmare il numero di funzionari che abbiamo lì. Lo sapete il Parlamento tedesco quanti funzionari ha a Bruxelles? 45. Il Parlamento italiano ne ha 2. È come se una squadra giocasse in 11 e una in 1. Non abbiamo nessuna possibilità di vincere quella partita se prima non siamo presenti. Quindi, da questo punto di vista, noi dobbiamo introdurre un'alta scuola per la formazione alla pubblica amministrazione e allo stesso tempo vogliamo cominciare a formarla per una grande sfida che è quella dell'Europa. Anche le vostre imprese qui sono state danneggiate da alcune norme europee. Le vostre imprese sono state danneggiate da alcune direttive. Le vostre imprese hanno fatto perdere posti di lavoro a causa di alcuni regolamenti europei. Perché succede tutto questo? Perché si accaniscono contro l'Italia? Fermiamoci un attimo prima. Il Parlamento italiano ha 2 funzionari. Abbiamo pochissimi direttori generali nella Commissione europea perché un tempo abbiamo scelto di prenderci i ruoli più in basso, che erano di più, però contavano di meno. E soprattutto in questi anni di certo non abbiamo brillato per credibilità come paese, tant'è vero che ogni volta che abbiamo avuto un po' di flessibilità, chiamiamola così, l'hanno spesa in bonus elettorali, mancette che non hanno avuto nessun ritorno sul bilancio dello Stato. Ora, in che momento siamo dell'Unione Europea? In un momento in cui secondo me possiamo contare di più. Noi siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa, la prima per export in Europa e diamo 20 miliardi di euro al bilancio dell'Unione Europea ogni anno e ne rientrano soltanto 12 di miliardi di euro nel nostro paese. Voglio essere anche un contributore netto dell'Unione Europea, ma se mi sta ad ascoltare, che significa ascoltare? Che la devono smettere di fare le norme sul modello delle piccole e medie imprese francese e tedesche. Perché in Francia e in Germania una piccola impresa ha 90 dipendenti. Noi abbiamo il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti. Significa che siamo fuori dai radar della maggior parte delle normative europee, quelle che permettono l'accesso al credito, quelle che istituiscono gli standard di sicurezza, e alla fine in questo paese, che tu sia un'impresa di 15 dipendenti o di 200 dipendenti o di 1000 dipendenti, devi fare sempre lo stesso numero di adempimenti. Essere ai tavoli europei e contare significa dire, cari signori, noi vi diamo 20 miliardi di euro all'anno. Se ci ascoltate e cominciamo a mettere a posto le normative in modo da difendere le nostre imprese che danno lavoro agli italiani, bene, altrimenti una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo e cominciamo a fare politiche per creare lavoro, per creare valore nelle nostre imprese.
tutto no. Perché se vogliamo parlare di lavoro, dobbiamo parlare anche di costo del lavoro. Perché è vero che c'è una fase di robotizzazione della manodopera. Però io e Claudio siamo stati qualche tempo fa in provincia di Brescia, se non sbaglio, a vedere un'industria che fornisce i macchinari alle aziende. Cioè fornisce quei macchinari che in teoria dovrebbero sostituire l'essere umano nel lavoro nelle aziende. E loro ci hanno detto, è vero che le nostre macchine sostituiscono alcuni operai, ma noi stiamo cercando nuove figure professionali che devono utilizzare queste macchine, le devono mantenere e soprattutto le devono gestire. E noi, e dicevano, noi andiamo negli istituti tecnici, negli istituti professionali a cercare quello che una volta era il perito, quelli che erano i ruoli legati alle macchine a controllo numerico, alla meccanica tecnica, e non le troviamo quelle competenze. Infatti loro ci dicevano, non vi dovete inventare niente, ci dovete solo rimettere a posto gli istituti professionali e gli istituti tecnici, perché partoriranno i tecnici che ci serviranno per l'industria 4.0. Ed è questo il punto. Comunque avremo bisogno di manodopera, sarà più qualificata, avrà delle nuove mansioni. Come diceva Carlo prima, probabilmente qualcuno perderà il posto di lavoro e lo dovremo riqualificare per reinserire in un nuovo posto di lavoro. E chi lavorava sulla catena di montaggio del tubo catodico per le TV e viene licenziato perché l'industria del tubo catodico magari è finita, visto che sono arrivati gli schermi piatti, quella persona non deve essere formata dall'imprenditore della TV a schermo piatto che assume e lo deve formare da zero. L'onere della formazione deve essere a carico dello Stato. Quando tu sei un datore di lavoro e hai bisogno di figure professionali, visto che paghi il 70% di tasse, devi avere un centro per l'impiego che ti forma la figura professionale che ti serve e te la manda in fabbrica. E in questo momento in cui avremo il 60% dei lavori che si trasformerà nei prossimi anni, noi non possiamo pensare che le imprese non solo devono aggiornarsi per affrontare le sfide del futuro, devono mettere i soldi nella formazione dopo che hanno pagato le tasse per formare le persone nelle scuole, nelle università o nei centri per l'impiego. Bravo. Questo deve cambiare nel nostro modello di Stato e passa anche per il reddito di cittadinanza, che non è nient'altro che togliere al datore di lavoro l'onere della formazione, in modo tale che quando si affrontano periodi come questi in cui i lavori cambiano, siamo pronti alle figure professionali che ci servono. Ma quando si assume oggi in Europa un lavoratore costa lo stesso costo a tutti i datori di lavoro d'Europa? Magari. Poi andate in Spagna, assumete un dipendente a 1.300 euro netti al mese che gli volete dare e vi costa 300 euro. Assumetelo qui, 1.300 euro netti, e vi costa almeno altri 1.300 euro. Questo significa che noi già siamo in un regime di concorrenza sleale tra paesi dello stesso mercato unico. Ma che hanno fatto in Spagna? Hanno fatto qualcosa di incredibile? Un miracolo? No, hanno fatto una cosa. Hanno convinto la Commissione Europea a sforare quei parametri che da anni in Italia ci tengono sotto il 3% e ci impediscono di fare investimenti. Loro qualche anno fa hanno sforato il 3%, questo famoso 3% che non si è mai capito perché fosse proprio il 3%, ma non sto scherzando, anche chi l'ha ideato dice no, una sera ci siamo trovati lì, 3%, e hanno messo il 3%. Ma lasciamo perdere un attimo, voglio raccontarvi questa cosa. Loro hanno preso soldi in deficit, li hanno messi nell'abbassamento del costo del lavoro alle imprese e oggi appunto assumi a 1.300 e ti costa 300. Qual è stato il prodotto? Che si assumeva di più, aumentavano i consumi, aumentavano le persone che lavoravano. Ora, come diceva Carlo, noi non siamo affezionati al PIL, ma nello stesso anno in cui hanno fatto queste operazioni, noi crescevamo dell'1%, loro del 3%. Cioè avevano un gettito maggiore come Stato per ripagare anche il debito che avevano fatto. Possiamo andare anche più lontano, sono stato negli Stati Uniti a Washington al congresso un mese fa e i congressmen stavano votando la riforma del fisco. Hanno portato al 15% le tasse sulle imprese. Dimenticate un attimo il 15%, ma noi siamo al 70%. Il 15%, io gli ho detto, ma come fate a trovare i soldi per finanziare una cosa del genere? E loro mi hanno risposto, tutti, democratici e repubblicani,
ma questo è un problema vostro, di voi europei che avete questi vincoli. Noi per 4 anni prenderemo un po' di soldi dal debito, li metteremo nell'abbassamento delle tasse, le imprese produrranno di più, l'economia avrà più forza e col gettito ripagheremo il debito e finanzieremo in maniera strutturale la misura. Ora, io non la voglio fare semplice, non vi sto dicendo che è semplice, però io vi chiedo una cosa, ma restando in questi parametri, che poi siamo rimasti solo noi perché Francia e Spagna sforano, restando in questi parametri, facendo la legge Fornero, tagliando le risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, lo abbiamo ridotto il debito pubblico in questi anni? Io sento sempre che segna nuovi record ogni settimana. E allora la ricetta non funziona. Qualcuno di voi dirà, ma l'Italia ha il debito pubblico più alto di Spagna e Francia. Ok, noi vi stiamo proponendo una ricetta non per farlo aumentare, ma per trovare le risorse per ridurlo e garantire anche benessere ai cittadini e valore e forza alle imprese. E su questo io sono molto fiducioso, perché siamo un paese incredibile. Siamo un paese incredibile perché in questi giorni io sento il Presidente del Consiglio dei Ministri che si vanta dei risultati della produzione industriale, dell'export e della manifattura. Invece il Presidente del Consiglio dei Ministri, in un paese che ha il 70% di tassazione sulle imprese e dei livelli di burocrazia che portano costi per 22 miliardi di euro all'anno alle imprese, invece di vantarsi dei risultati delle imprese, dovrebbe ringraziare gli imprenditori che nonostante tutto ci hanno fatto diventare quello che siamo, la prima forza per export in Europa, la seconda manifatturiera d'Europa, con una produzione industriale incredibile. Vi dico questo perché sono fiducioso, guardando questi numeri possiamo andare ovunque come paese, possiamo batterci su qualsiasi mercato, ci dobbiamo solo liberare di una zavorra. I politici che non hanno le mani libere, e su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché guardate, voi potrete ascoltare i programmi elettorali di tutte le altre forze politiche, io un programma elettorale che mi voleva aumentare le tasse non l'ho mai letto da nessuna parte, un programma elettorale che voleva tagliarmi la pensione o ridurmi il diritto di credito non l'ho mai letto da nessuna parte, io un programma elettorale brutto non lo conosco, forse posso essere in disaccordo su alcune cose scritte in un programma elettorale, ma che mi spaventi non l'ho mai letto, mai. Quindi qual è il punto? Vincerà chi avrà il programma elettorale più bello? No, chi avrà il programma elettorale più credibile. Ma per credibilità non significa solo, come abbiamo fatto noi, come diceva Carlo, che troveremo le coperture economiche per tutto quello che stiamo proponendo. Il 20 a Pescara presenteremo il programma elettorale nelle sue parti fondamentali con tutti i soldi dove li vogliamo andare a prendere, in modo tale che nessuno possa dire dove andate a prendere i soldi. Ma la credibilità non è questo, la credibilità è una cosa che si basa sulla nostra memoria. Se noi ci facciamo tornare un po' la memoria alle elezioni del 4 marzo, prima di tutto io, perché pure io la perdo facilmente, non ricordo le cose di 5 anni fa, se ci facciamo tornare un po' di memoria, allora ci dobbiamo fare una domanda. Ma tu, Berlusconi, Renzi e chi altro, che hai governato negli ultimi 20 anni a vario titolo, perché il paese lo vuoi cambiare adesso e non l'hai cambiato quando lo stavi governando? Ora, se avete una risposta plausibile e credibile a questa domanda, allora ve lo dico io, votate per gli altri. Ma se non l'avete, non vi disturbate neanche a leggere il programma elettorale, perché non ha nessuna valenza e nessuna credibilità. Io sto assistendo a cose assurde. Chi ha votato la legge Fornero dice che la vuole abolire. Chi ha votato la buona scuola mi dice che la vuole abolire. Chi ci ha fatto gli studi di settore Equitalia dice che adesso vuole abolire Equitalia, adesso si chiama Agenzia Elettorale di Riscossione, e vuole abolire gli studi di settore. E io impazzisco, perché per fare il programma nostro noi siamo partiti dagli errori loro, per provare a risolverli, e adesso arriva quello che ha creato il danno che mi dice che risolverà il problema provocato da quel danno. Allora, se ci vogliamo far prendere in giro, facciamoci prendere in giro. Se qualcuno ha nostalgia del passato, se lo ricordi bene il passato, perché quel passato lì non è il passato in cui si stava meglio, era il passato che ha creato i presupposti per portarci in una crisi che non siamo stati in grado di affrontare rispetto ad altri paesi europei, perché non avevamo gli strumenti giusti, perché avevamo uno Stato che passava il tempo a fare le leggi ad personam e a salvare le aziende di qualcuno, e poi è arrivato il centro-sinistra
che non ha avuto nessuna capacità di gestire questa crisi perché aveva gli stessi conflitti di interessi di chi combatteva. Ma il fatto che siano uguali non significa che dobbiamo preferire quello di prima. Noi dobbiamo essere coscienti del fatto che questi signori sono andati a braccetto, centrosinistra e centrodestra, per 30 anni insieme. Hanno finto di farsi l'opposizione e si sono alleati il giorno in cui è arrivato l'anomalia, quello che non si voleva alleare né con uno e né con l'altro, cioè il Movimento 5 Stelle. Se ci pensate, è questo che è successo in questi anni. E quando oggi vediamo il caso Boschi sulle banche, non è il tema della Boschi, è che quella è una punta di un iceberg del rapporto tra banca e politica, e non è un caso che nessuno, né nel centrodestra né nel centrosinistra che sta all'opposizione, abbia chiesto le dimissioni della Boschi, perché tutti quanti in questa storia ci sono finiti. Le domande nella commissione d'inchiesta che hanno fatto scoppiare gli scandali legati a Mariana Boschi le hanno fatti i nostri, Alessio Villarosa, Gianni Girotto e tutti gli altri che sono lì dentro. Non le hanno fatti quelli del centro-destra. Brunetta e Casini erano vicepresidente e presidente della commissione d'inchiesta sulle banche. Questo era il tandem d'attacco che hanno schierato i partiti per evitare che quella commissione funzionasse. Quando abbiamo iniziato a fare qualche domanda, avrà lavorato anche pochissimo questa commissione rispetto a tante altre, è uscito fuori tutto quello che è uscito fuori. Tant'è vero che speravano di arrivare allo scioglimento della legislatura il prima possibile, prima che cadesse tutto il governo e che noi presentassimo anche una mozione di sfiducia. Vi sto raccontando questo perché noi abbiamo un programma energetico, abbiamo un piano per le imprese, abbiamo un piano per il welfare, abbiamo un piano legato al lavoro, ce l'hanno anche gli altri, però il piano energetico nazionale che ci porta via dal petrolio e dentro le rinnovabili tra 30 anni definitivamente con un piano di uscita graduale, lo può avviare e lo può fare chi non prende i fondi in campagna elettorale dalle compagnie petrolifere. Un piano serio sull'ambiente lo può portare avanti chi non è ammanicato con le lobby e si fa finanziare campagne elettorali, attività politiche o addirittura piazza gente sua nelle aziende che prendono soldi dalle solite lobby che sono contro la nostra qualità della vita. Questo è un paese in cui l'1% della popolazione ha il 25% della ricchezza nazionale e non sono i ricchi. I ricchi sono nell'altro 99%, quelli onesti, perché non c'è niente di male ad essere ricco. Il vero tema è che c'è un 1% che è un'elite privilegiata, verso la quale sono state fatte leggi per favorire alcuni processi che stavano morendo, per dare soldi ad aziende che non avevano alcuna possibilità di andare avanti, a scapito dell'altro 99%. Allora io stasera vi chiedo di pensare in grande, di cominciare a pensare ad un governo che inizia finalmente a governare per quell'altro 99%, perché in questi anni abbiamo visto governi governare solo per quell'1%, quando trovavano i 20 miliardi di euro per le banche, quando davano 16 miliardi di euro ai carbon fossili ogni anno, quando trovavano miliardi e miliardi di euro per quell'1% e dicevano all'altro 99% non ci sono soldi. E quando io sentivo non ci sono soldi, ricordavo a tutti che i soldi sono nel bilancio dello Stato, perché qui si paga il livello di tassazione sulle aziende più alto di tutto il mondo industrializzato. E io non voglio più sentirmi dire non ci sono i soldi per gli imprenditori, per i dipendenti, per quelli sotto la soglia di povertà. Io voglio sentirmi dire dalla politica i soldi per la sanità, per le imprese, per i servizi ci sono. Magari chiediamoci come trovare i soldi per finanziare un palazzo a Roma di 1 miliardo di euro che si chiama Camera dei Deputati. Invertiamo lo schema, cominciamo a chiedersi dove andare a prendere i soldi per le cose inutili e vedere se ci servono ancora, non al contrario. E questo passa anche per la credibilità, perché noi abbiamo presentato, con questo mi avvio alla conclusione, non mi voglio tenere troppo qui, noi abbiamo presentato nell'ultima settimana un nuovo statuto del movimento. C'è qualcuno che è rimasto un po' spiazzato. Se non presentiamo quello statuto non ci presentiamo alle elezioni politiche. Quindi non è che abbiamo presentato lo statuto per diventare partito, semplicemente perché sono cambiate le leggi. Poi io spero un giorno dal governo di poter fare una legge che consenta ai movimenti di presentarsi alle elezioni senza troppe scartoffie, perché poi la burocrazia non vale solo per il privato, vale anche per il pubblico, per tutto quello che innesca per presentarsi a delle procedure. Però in questo statuto
che invito a copiarci, invito gli altri partiti a copiarci, abbiamo inserito delle regole ferree che sono una garanzia per voi cittadini, quando ci voterete, in modo tale che il movimento possa realizzare il programma elettorale per cui viene eletto. Che cosa abbiamo inserito? Abbiamo inasprito alcune regole che già avevamo. Per esempio, per i futuri parlamentari della Repubblica non bisogna aspettare il terzo grado di giudizio, neanche il secondo grado di giudizio, neanche il primo. Se sei indagato e dall'indagine vengono fuori degli atti che portano avanti delle condotte, che ci rivelano delle condotte indecenti, io non devo aspettare nessun grado di giudizio. Tu ti devi dimettere e devi lasciare la possibilità alle istituzioni di andare avanti e di essere rappresentate con disciplina ed onore. Perché la questione morale di Berlinguer era questa, e noi l'abbiamo risolta con queste regole. Sono regole che valgono per tutti e valgono per tutti gli eletti del movimento. Poi c'è un'altra regola, quella dei soldi. E sapete quante volte si chiamano le sirene del palazzo, ci dicevano: vabbè, ma adesso vi state candidando a governare, fate ancora sta cosa che vi tagliate gli stipendi, che fate sti assegnoni in cui date i soldi, subì, adesso siete una forza politica seria, ma lo dicevano anche persone qualificate, non lo dicevano soltanto i nostri detrattori che speravano che non lo facessimo più. Sì, noi lo continuiamo a fare perché siamo una forza politica seria. Nel nostro statuto, ancora una volta, i parlamentari della 18ª legislatura saranno obbligati a rinunciare al vitalizio, si applicherà a loro, come a noi, la legge Fornero per le pensioni, a tagliarsi lo stipendio, a rinunciare ai doppi stipendi, a rinunciare ad auto blu, voli di Stato e tutti strumenti che rappresentano quei privilegi che hanno staccato la politica dalle istituzioni e le istituzioni e la politica dai cittadini, perché le istituzioni sono la politica ma sono anche i cittadini. Queste due realtà si sono allontanate sempre di più, però non è una promessa. Io oggi ho la credibilità, dopo 5 anni, insieme ai miei colleghi, di venirvi a dire che quello che abbiamo inserito nello statuto lo abbiamo rispettato negli ultimi 10 anni di storia del Movimento 5 Stelle. Voi tenete presente che il Movimento 5 Stelle negli ultimi 5 anni in tutto è arrivato a rinunciare a 100 milioni di euro di stipendi, di borse elettorali, doppi stipendi, tutti i soldi che avete risparmiato voi italiani. Questa è... Questo non è risolvere i problemi del paese, ma se vi vengo a dire che voglio tagliare gli sprechi di questo Stato, gli sprechi del bilancio dello Stato, devo avere un minimo di credibilità, oppure tutti lo possiamo dire. Allora, una forza politica che qui ha rinunciato al vitalizio, io da vicepresidente della Camera ho rinunciato al vitalizio, non ho mai usato il mio doppio stipendio, i miei doppi rimborsi, la mia auto blu, il mio volo di Stato, avrò un po' di credibilità in più di tutti gli altri organismi a dire che possiamo eliminare quello che non c'è. Poi ci sono altre regole che abbiamo inserito, una su tutte, che c'è sempre stata ma adesso l'abbiamo codificata: ti devi candidare dove sei residente. Lo so che è una cosa banale, ma qui ci hanno paracadutato candidati su tutti i collegi d'Italia perché erano sicuri. Veniva eletto uno che magari era di Palermo e si candidava a Trento e dopo non lo vedevi più. Da noi devi conoscere il territorio se ti vuoi candidare. Devi conoscere il tuo territorio che ti candidi a rappresentare, altrimenti è inutile che ti candidi, perché noi qui non è che distribuiamo poltrone o cariche, vogliamo delle persone che conoscono il loro territorio e quando vengono in Parlamento lo rappresentano davvero. Questa è una cosa che gli altri non fanno. Come? Non si è detto nulla. La settimana prossima probabilmente faremo le parlamentari. Ci prendono sempre in giro su sta storia che facciamo le selezioni delle liste bloccate facendo decidere i nostri iscritti, e invece gli statisti sono quelli che in questi giorni sono chiusi in una segreteria di partito a decidere le liste bloccate in 3. Da noi le decidono in decine di migliaia di nostri iscritti, da loro in 3, a noi ci prendono in giro e loro invece sono gli statisti. Questo è il paese alla rovescia, per cui si parla più di un albero di Natale che a cui hanno dato anche il nome che di una telefonata di un Presidente del Consiglio a De Benedetti per fargli guadagnare 500.000 euro con un'informazione riservata. Però noi non dimordiamo, noi non dimordiamo, continueremo con queste regole, ce ne sono tante altre, ma sono la garanzia che vorrei darvi stasera nel dire: voi non votate un programma soltanto, votate un progetto.
ho un progetto che ha ben presente tutti i rischi della politica, tutti i rischi legati ai problemi delle persone che entrano nelle istituzioni e poi magari cambiano, e proprio perché non crediamo di essere super uomini o super donne, ci siamo dati delle regole e abbiamo deciso di rispettarle per fare in modo che voi poteste avere delle garanzie quando sceglievate il Movimento 5 Stelle. E vi prometto una cosa, che se dovessimo andare al governo di questo paese, come spero e credo sarà, una legge su tutte che serve a stabilire delle nuove regole per la politica deve essere quella che consente oggi a chi cambia partito di non entrare nel gruppo misto di un altro partito, ma di tornare a casa. Troveremo le formule per rispettare la libertà del parlamentare. Si possono introdurre tanti strumenti su questo che ci sono in altri paesi del mondo, però una legislatura come questa non si era mai vista. La 17ª legislatura che si è conclusa ha visto un cambio di casacca ogni 3 giorni, e questo cambio di casacca non è stata solo una cosa che vi ha fatto arrabbiare. Voi tenete presente che le leggi più ignobili di questi anni sono state votate grazie ai voltagabbana. Tutte le leggi che hanno ammazzato il futuro dei giovani, dei pensionati, che riguardano la scuola, sono state votate grazie a maggioranze e a forze politiche che voi non avevate mai votato nel 2013. Grazie a simboli di partito che non esistevano sulla scheda elettorale del 2013. E allora, quando sentite parlare di voltagabbana, non è solo una questione di decenza politica, è una questione che quando quelli cambiano casacca e si vendono al migliore offerente, si vendono in cambio della votazione di una legge ignobile che arriva fin dentro le vostre case, fin dentro le vostre imprese, fin dentro il vostro luogo di lavoro, e 99 volte su 100 viene a peggiorarvela la qualità della vita e non a migliorarvela. Ed è per questo anche che nel nostro statuto c'è una norma che dice che se tu cambi casacca ci devi pagare una multa da 100.000 euro, così ci pensa un paio di volte. Detto questo, non siamo venuti qui a raccontarvi un programma come forza di opposizione. Io non credo di essere oggi il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri di una forza che andrà all'opposizione. Per una semplice ragione, numerica, matematica, non è politica. Hanno fatto una legge contro di noi, ma come sempre nella storia di questo paese, quando si fanno le leggi contro qualcuno, finiscono sempre contro quello che le ha fatte. È storia. L'attuale legge elettorale, con le percentuali che abbiamo oggi, ci permetterà di triplicare il numero di parlamentari che abbiamo. Questi sono i numeri a conti anche dalle rilevazioni che abbiamo fatto. Quindi il punto non è quanti parlamentari eleggeremo, ma questi parlamentari che cosa dovranno fare per andare al governo e per sostenere un governo 5 Stelle. I passaggi sono 3 fondamentalmente. Uno è stare attento ai collegi uninominali, che sono un'altra legge elettorale. Ora, le leggi elettorali più complicate sono, più sono delle fregature. Questa è molto complicata, tant'è vero che ha una parte proporzionale con le liste bloccate e una parte con gli uninominali. Sono 2 leggi diverse e faremo 2 strategie diverse, perché gli uninominali io non li lascio al centrodestra che crede già di aver vinto. Vedrete i nomi che usciranno negli uninominali e probabilmente cominceranno a temerci anche lì. Noi oggi siamo la prima forza politica del paese, abbiamo circa il 30% e siamo il primo movimento politico europeo. Questi numeri non li dobbiamo mai dimenticare, perché sono il punto di partenza, non il punto d'arrivo. Ho fatto 3 mesi in Sicilia di campagna e abbiamo portato il movimento nelle peggiori condizioni politiche possibili al 35%. E lo abbiamo portato fino a lì perché in quel momento sapevamo che dovevamo raggiungere le persone una ad una. E infatti abbiamo passato 3 mesi tutti quanti, anche parlamentari del nord, lì abbiamo parlato con le persone. E il centro-destra ci ha battuto per 90.000 voti, che guarda caso erano i voti che valevano gli impresentabili. Dicevo peggiori condizioni politiche perché c'era voto di scambio, c'era gente in galera che è stata fatta uscire dalla galera per candidarsi contro Cancellieri e provare a battere. Infatti i magistrati adesso li stanno rimettendo in galera. Abbiamo avuto delle persone che hanno fatto voto di scambio addirittura nelle case di cura, che facevano votare le persone che erano allettate, roba da pazzi. Nonostante questo siamo arrivati al 35. Quel numero lì significa che a livello nazionale possiamo arrivare ovunque, oltre ogni immaginazione, però ci dobbiamo credere, dobbiamo pensare in grande, che significa non immaginarci che entriamo a Palazzo Chigi. La vittoria non è quella, quello è lo strumento. Noi quando immaginiamo la vittoria del movimento,
dobbiamo immaginare quelle cose che ci siamo detti qui stasera e che stiamo aspettando da 30 anni in questo paese e non si sono mai fatte. Dovete immaginare quello quando immaginate la nostra vittoria. Ed è una situazione in cui se raggiungiamo il 40%, che voglio dirvi una cosa, in Sicilia nel 2012 avevamo preso il 18, tre mesi dopo, a febbraio 2013, abbiamo preso il 33 in Sicilia e abbiamo preso il 25% nazionale. Questa volta abbiamo preso il 35 in Sicilia, quindi tutte le strade sono aperte. Ma se non dovessimo raggiungere il 40% che ci consente di governare da soli, non è che gli altri abbiano altre alternative. Perché questa legge era stata progettata per mettere Berlusconi e Renzi insieme e fare 51% dei seggi in Parlamento e raggiungere la maggioranza. Non avevano calcolato che il PD perde un punto a settimana e è quasi sotto il 20% in questo momento storico. Ho visto, poi vabbè, i sondaggi valgono quello che valgono, poi vediamo le elezioni, però ho visto l'ultimo sondaggio, cioè Renzi è al 16% di gradimento, era al 30% qualche mese fa. Vuol dire che finalmente quelle persone hanno capito di che pasta era fatto quel signore. Le persone hanno capito. L'importante è che non si dimentichino di che pasta è fatto quell'altro là. Perciò io dico memoria. Ma per concludere questo discorso, dici perché possiamo andare al governo comunque? Perché loro i numeri non li hanno. 51% non lo fa nessuno tra di loro, né le grandi coalizioni centrodestra, né il PD più Forza Italia. E gli incastri non li hanno, perché? Perché c'è un cuneo enorme che è il Movimento 5 Stelle. Io vi assicuro due cose, che non lasceremo il paese nel caos la sera delle elezioni e che non lasceremo il Movimento nell'angolo, non staremo a guardare. La sera delle elezioni faremo un appello pubblico con una squadra di governo già presentata, perché la presenteremo prima delle elezioni politiche, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi parlamentari e gli diremo: le nostre priorità sono queste qui per il paese. Le vostre, che ce le avete copiate dal nostro programma e le avete messe nel vostro, diteci quali sono, fingiamo di non saperle. Le inseriamo, se dobbiamo fare degli incontri trasparenti li facciamo, ma in ogni caso noi vogliamo l'incarico di governo perché l'unica alternativa che hanno i partiti è che si torni a votare e che se ne tornino a casa. Quindi dovranno scegliere tra il perdere la poltrona o votare una fiducia al nostro governo già formato, che sarà una squadra di governo che non sarà patrimonio del movimento. Noi non vogliamo creare una squadra di governo autoreferenziale, sarà patrimonio del paese, e lo dico a tutti qui, le migliori energie, le persone che vogliono metterci, vogliono dare un contributo a questo paese, si facciano avanti. Noi siamo un movimento aperto, che dà la possibilità di entrare in questo movimento, ma devi rispettare le regole. Se vuoi partecipare a questo progetto per il futuro del paese, puoi farlo. Siamo gli unici che fanno una cosa del genere, che danno una possibilità del genere. E non dico siamo gli unici qui, perché anche noi siamo quelli che 5 anni fa hanno avuto l'opportunità di entrare in Parlamento e qualcosa di fermarlo, qualcosa di denunciarlo, qualcos'altro di conoscerlo, di capirlo. E adesso abbiamo l'esperienza istituzionale di 5 anni per non farci fregare e per fare in modo che questo paese avvii un processo di cambiamento. Però voi ci dovete dare una mano. Dateci una mano, perché non potete pensare che da soli si riescano a fare miracoli. Da soli non riusciamo a fare miracoli. Abbiamo bisogno di una mano da tutti i cittadini italiani, e per mano io intendo andate a raccontare a più persone possibili perché avete sacrificato un venerdì sera a sentire Luigi Di Maio anziché starvene a casa vostra. Basta solo questo, basta solo questo. Nel senso, ognuno avrà le sue ragioni, eh? Per carità, io non voglio essere presuntuoso, ognuno avrà le sue ragioni. Però stare qui a parlare di politica, di futuro del nostro paese, in una sala, per ore, significa comunque avere un senso civico, secondo me. A meno che non mi stiate per chiedere qualcosa di personale, e non lo chiedete perché non posso, non diamo niente a nessuno, se non la garanzia che realizzeremo il programma elettorale. Io sono molto fiducioso. Credo che i prossimi 50 giorni riserveranno delle sorprese a questo paese, e questa sorpresa la potremo creare tutti quanti insieme. Seguiteci, sosteneteci, dateci una mano, ce la possiamo fare, possiamo cambiare l'Italia. Grazie. Grazie a tutti, buona serata.